Buonasera dalla Casa dell'Energia, ben ritrovati a una nuova puntata di Nero su Bianco e approfittiamo della festa dei lavoratori per tornare a parlare di occupazione ma anche degli effetti delle misure di questo governo. Ancora bisogna aspettare ovviamente per tracciare i bilanci, però ci sono già dei primi stimoli anche numerici, ad esempio su quali sono stati i richiedenti tipo del reddito di cittadinanza. Si è parlato molto anche delle prime cifre che sono arrivate a chi l'aveva richiesto. Anche la nostra provincia, insomma, attende con fiducia una nuova ripartenza, una provincia che ha perso tanti posti di lavoro sia nei settori classici, spera nei settori cosiddetti emergenti, ma insomma i dati non sono molto incoraggianti. Partiamo però dalla manifestazione che c'è stata anche ad Arezzo, una manifestazione unitaria dei sindacati in occasione della festa dei lavoratori, insieme anche al mondo del volontariato, al Foro Boari. Allora, vediamo. Persone che sono costrette a lavorare con il timer al polso, dove anche andare al bagno viene conteggiato all'interno delle ore lavorative, dunque può accadere che queste poi vengano scalate se si sta in bagno più di un determinato periodo di tempo. Queste sono condizioni che nemmeno nel fordismo potevamo trovare e invece accadono oggi, nel 2019. È questa la realtà che molti dei nostri giovani sono costretti a vivere per portare a casa pochi spiccioli. Il mondo del lavoro è profondamente cambiato, gli orari, i salari, le tutele che con tanta fatica sono stati conquistati oggi non ci sono più. In nome della crisi il posto di lavoro diventa strumento di ostaggio per nuove schiavitù. Bisogna mettere uno stop a quei contratti di comodo fatti da associazioni fantasma che nascono nello studio di professionisti dalla mattina alla sera, fatte solo per far lavorare a condizioni di salario più basso e a condizioni di diritti più bassi. I sindacati confederali CGIL, CISL, UIL lanciano un segnale di unità e coesione sociale, festeggiando insieme il 1° maggio ad Arezzo e l'unica manifestazione toscana unitaria nel parco del Foro Boario con le associazioni del volontariato. Se siamo al 9° posto in termini di occupazione nella Toscana, qualcosa va evidenziato in questa benedetta città, dove in un modo o nell'altro i dati lo gridano, insomma, siamo in una fase ormai da anni di stagnazione, né si va avanti né si va indietro, pericolosissimo. Le morti e gli infortuni sul lavoro stanno aumentando. Arezzo è la prima provincia toscana per morti sul lavoro nel 2018. Se si leva in un capitolato di appalto qualcosa come il 30% di quello che è il costo, non c'è ombra di dubbio che si taglia sul personale. Tagliare sul costo del personale cosa vuol dire? Tagliare sulla formazione, che è la prevenzione rispetto agli infortuni. Vuol dire tagliare su quello che sono poi i materiali da mettere in campo. Un 1° maggio anche di polemica tra le confederazioni sindacali e la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, che ha negato Villa Severi per le manifestazioni per ragioni di sicurezza. Ha detto delle castronerie per il semplice motivo che i 1° maggio immagini ne abbiamo fatti due, ma non 20 anni fa, 3 anni fa, insomma, quindi non comprendiamo questo atteggiamento, non è la padrona dei giardini. Allora, c'è stata anche questa polemica a distanza con la Presidente Chiassai che dopo la nota dei sindacati ha detto è stata fatta la richiesta all'ente sbagliato, ma semmai ne parliamo proprio con Alessandro Bugnai che è qui in studio, segretario della CGIL, bentornato. Diamo il benvenuto anche a Franca Binazzi, presidente di CNA. Buonasera. Piero Franchini. Buonasera. E il direttore della Casa dell'Energia, Fabio Mori. Buonasera. Poi a tutti. Ci raggiungerà anche un attivista, Grillino, per parlare di reddito di cittadinanza, per capire insomma anche qual è il loro punto di vista. Parto subito da Fabio Mori, giovane imprenditore. Ecco, da giovane che cosa ne pensi della situazione occupazionale, anche della disoccupazione giovanile che tocca nel nostro paese dei numeri davvero preoccupanti, e che cosa ne pensi anche del reddito di cittadinanza e soprattutto del percorso che dovrebbe scattare in chi ne fa richiesta? Che si parla sempre e molto della parte economica, cioè no, a quanto ammonta l'assegno, però poi c'è l'altra parte del reddito di cittadinanza che prevede no, l'intervento di questi navigator che saranno selezionati e che dovranno accompagnare il candidato a trovare una nuova occupazione. Come non si sa, però questo insomma dovrebbe essere il percorso. Cosa ne pensi?
Io inizio con un dogmatismo. L'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Io dico oggi, questo è vero? Faccio una domanda che può essere anche una provocazione. Cioè dico, veramente in Italia il lavoro è al centro oppure diciamo non si trova più in questo luogo, ma è come dire una tematica purtroppo tralasciata e messa un po' in disparte. Io rappresento appunto, come hai detto tu Fabio prima, un giovane imprenditore, quindi ho 30 anni, rappresento i cosiddetti millennial, quelli che sono poi stati schiacciati dal Job Act, da tutte le riforme del lavoro che secondo me hanno un po' distrutto questo tipo di assetto. Ecco, io credo che prima abbiamo parlato con Mugnai della rappresentanza dei sindacati, i sindacati oggi giocano il ruolo che devono giocare? Questa poi è una domanda che faccio direttamente a Mugnai, cioè quella della mancanza di riconoscimento a livello statale e quella, diciamo, la loro attività, cioè una contrattazione collettiva erga omnes, come dire, sta bene insieme oppure bisognerebbe cominciare a contarsi e a far capire quali sono i sindacati autorizzati a contrattare appunto erga omnes, che significa per tutti, per evitare appunto quello che ha detto prima il signore nel servizio, cioè quelle specie di associazioni ancora strane, nate negli studi commerciali che poi vanno a contrattare con gli imprenditori e tirano fuori dei contratti farlocchi. Questo diciamo è una prima tematica che volevo sottolineare, cioè c'è bisogno di tutela e c'è bisogno di tutela ancora di più del lavoratore nei confronti della fazione imprenditoriale. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, devo dire che è una misura che io apprezzo per quelle persone che sono in difficoltà e che si trovano in una fase transitoria, ovviamente devono trovare lavoro, sappiamo che siamo colpiti da una disoccupazione giovanile veramente alta, le persone che rappresento qui oggi, i trentenni e i millennial appunto ne soffrono in maniera vera, però credo che non sia la soluzione. L'inserimento poi anche della paga minima sicuramente è una tematica che va un po' sfatata, credo ci vogliano delle attività di calmierazione e soprattutto una nuova mescolanza fra le parti in gioco, cioè le parti imprenditoriali e la parte dei lavoratori devono tornare in sincronia per cercare di crescere a livello di tessuto statale. Chiedo proprio alla segretaria Mugnai il rapporto tra il sindacato e i giovani, cioè i giovani si sono avvicinati in questi anni al sindacato, trovano o cercano di trovare una risposta o la platea è sempre un po' quella più avanti con l'età, che è un po' la sensazione, anche se ieri abbiamo visto delle piazze dove insomma i giovani ce n'era anche a Bologna insomma. Ma più che il rapporto tra il sindacato e i giovani, voglio essere ancora più severo insomma con lo stato delle cose, il rapporto tra il sindacato e la società. L'esperienza sindacale italiana, come quella politica per così dire, si è sviluppata in particolar modo nel secolo scorso. I nostri livelli produttivi fino a qualche decennio fa insomma erano quelli di stampo tailoristico, quindi la cosiddetta fabbrica in grandi poli industriali dove aggregare, voglio dire, organizzare era assolutamente più semplice. Tutto questo si è frantumato, non dico che era meglio prima rispetto ad ora, dico che la situazione di ora, contemporanea, è assai mutata, è assai diversa. Siamo in una vera e propria crisi, perché quando i processi di cambiamento calano in maniera così violenta, forte, spesso contraddittoria, entri in crisi, ma non solo nel termine negativo della parola, insomma, una vera e propria crisi dove appunto devi rigenerarti, devi cambiare passo, se no non è che hai solo difficoltà a rappresentare una generazione dove nemmeno la politica è in condizioni di rappresentare, insomma, quindi sei proprio in difficoltà nel rappresentare una società stessa. Posso fare un piccolo esempio, sì. Uscendo un po', no, dall'argomento. Abbiamo oggi un problema, un'azienda chiede l'autorizzazione per poter scavare in un territorio tra l'altro molto bello, che è il comune di Capoluogo. Ce ne siamo occupati a lungo. E diciamo la categoria di competenza che segue e comunque sia quei lavoratori ovviamente è con le spalle al muro, perché l'alternativa, se lì non bucano, quei lavoratori andranno a casa. Punto interrogativo. Che facciamo?
Questo problema non lo può risolvere solo un'organizzazione sindacale, perché se mi viene semplicemente detto, ce lo rammenta anche la Presidente della Provincia, occupatevi del lavoro, io dovrei occuparmi quindi di quei lavoratori che sono venuti da noi molto allarmati e dovrei fregarmene di tutto il resto. Dove ci sono scale di economia molto importanti, dove molto necessariamente non serve un sindacato, insomma, parlo del piccolo produttore locale, insomma, o comunque sia di attività di turismo a conduzione familiare, ma sono economie di scala anche quelle molto importanti. Ecco, che facciamo? Come vedete, si possono creare paradossi o contraddizioni. Ci possiamo permettere di produrre ciò che vogliamo? Penso proprio di no. E quindi credo che quel problema lì non può soltanto riguardare l'interesse di quei singoli lavoratori, ma di un'intera comunità e con tutta la sua scala. Una grossa sfida per il sindacato, ma non può solo preoccupare il sindacato, non può solo cambiare l'organizzazione sindacale, che deve cambiare. Per esempio, come si costruisce nuove economie di scala spetta alla politica, che oggi, non voglio fare il populista, dopo se volete ci entriamo, è il grande assente, in particolar modo a livello istituzionale. Non se ne parla di lavoro, quando se ne parla male, o se ne parla a sezioni, insomma, e questo è un problema serio, frena di più le possibilità di cambiamento, ma le organizzazioni sindacali non hanno alternative. O cambiano o sono sopraffatte, vanno cambiate. Cambiare, tra l'altro, è sintomo, insomma, di passione, di energia, di necessaria volontà, insomma, di essere interpreti di precisi cambiamenti storici, epocali di questa portata. Presidente, chiedo alla Presidente di CNA, ecco, un quadro attuale dal vostro punto di vista, ovviamente, della nostra provincia, c'è qualche segnale di speranza o, come spesso capita di vedere anche nei dati, purtroppo, insomma, la situazione è abbastanza negativa? No, la situazione è molto negativa in questo momento, perché siamo in un periodo veramente di stagnazione e le nostre aziende non passano momenti facili. Ecco, volevo fare un riferimento ai giovani, perché un problema che hanno i nostri imprenditori è anche quello, noi si rischia veramente di perdere tanti mestieri. Ecco, hanno il problema di portare avanti le loro aziende e di comunque trasmettere le competenze. Ecco. E tante volte mi chiedo, ma questi giovani, che le nostre aziende ne hanno bisogno, perché veramente ne hanno bisogno, cosa vogliono loro? Perché sta anche qui una domanda da porsi. Le nostre aziende hanno bisogno di giovani. Io mi ricordo che mi incontrai anche col ministro Fedeli e gli feci questa domanda. Abbiamo tanti giovani che cercano lavoro, tante aziende che cercano maestranze. Perché questi due non si incontrano? E questa è una domanda che bisogna porsela. Ecco, forse i nostri giovani cercano qualcosa di più? Invece, cioè, non si accontentano di fare quello? Ecco. Non si accontentano di fare quello. Fabio, è quello. Sì. È quello che noi, e mi ci metto, noi come famiglia anche, abbiamo dato e abbiamo illuso. Oggi c'è possibilità per tutti, non è detto che un giovane che viene a fare l'operaio nelle nostre aziende sia minore a quello che sta a sedere con le gambe sotto il tavolo, perché dalle nostre aziende possono veramente crescere, perché possono essere i futuri imprenditori, imparare veramente un lavoro che può darsi che dopo sia anche veramente una strada per la loro vita. E le nostre aziende hanno veramente i problemi per poter recepire giovani che vadano all'interno. Fabio. Sì, io credo che ovviamente anche la parte familiare sia importante, però secondo me quello che manca in Italia è completamente la connessione fra il mondo universitario, quindi di istruzione superiore, secondaria, e il mondo del lavoro. Lo dico per esperienza personale, mi sono laureato in legge
nel 2010 a Firenze, ho fatto un percorso poi di praticantato in uno studio legale fiorentino per poi avere accesso alla professione, poi invece oggi faccio totalmente un altro tipo di lavoro, conduco questa struttura a seguito dell'aggiudicazione di un bando pubblico. Ecco, quando sono uscito dall'università, sinceramente a me nessuno mi ha detto niente. Cioè la connessione con il mondo del lavoro, con le aziende non c'è mai stata per quanto mi riguarda, ma questo sicuramente è un vizio che affligge tantissimi rappresentanti. Infatti dopo il giorno dopo la laurea scatta, esatto, cioè finita scatta l'adrenalina i festeggiamenti e io mi ricordo quel senso di, sì, un senso, sì, esatto, un senso di, diciamo, di mancata assistenza, non c'è nessun tipo di istituzione che ti conduca verso un approccio con le aziende, con il mondo del lavoro, mentre invece io ho esperienze negli altri paesi europei, questo non succede, ovvero quando già, diciamo, alla scelta dell'indirizzo universitario oppure di istruzione secondaria già, diciamo, c'è un rapporto con le aziende che sono per esempio degli stage introduttivi, già un rapporto più o meno consolidato con un'azienda dove appunto si andrà poi a ricoprire determinate qualifiche. Cioè è il mondo del lavoro che chiede la personalità da formare. E poi ovviamente questo permette di fare scopa più facilmente con le personalità da ricercare. In Italia ovviamente ci sono, c'è un sistema scolastico che non è stato mai riformato, quindi si fanno le professioni classiche, si va all'università, si fa lingue, si fa legge, letteratura, medicina, eccetera, poi si esce e non si sa quello che fare. Tutti mirano a ricoprire magari dei ruoli dirigenziali o a dire, non lo so, cerchiamo lavoro nel, come dire, in settori che in Italia, ma anche nel resto del mondo, poi sono settori che non si sa bene che employment abbiano, per esempio il settore bancario, il settore della finanza, che credo che, come dire, un paese manifatturiero come il nostro siano settori ancora un po' oscuri. Cioè la perdita di come dire, esempi, appunto, come diceva lei, di personalità a livello lavorativo, di professionalità, sta proprio nel fatto perché le persone non sanno quello che andare a fare a livello universitario e poi post-universitario. Cioè manca una linea, un fil rouge che conduca questo tipo di viatico. Grazie, sì, prego. Nessuno ci ha mai pensato proprio, nessuno ci ha mai pensato. Esatto. Ma anche un'azienda, una piccola azienda, che ricerca un dipendente, dove va a cercarlo? Dove? Tanto gli uffici, comunque gli ex uffici di collocamento non funzionano zero, sia per chi comunque si iscrive a quelli e sia per le aziende nella ricerca. Addirittura siamo arrivati in questo momento, io vi parlo anche come zona del Valdarno, dove si sono insediate anche dei marchi importanti, dove c'è veramente la gara a portarsi via dipendenti. Questo è diventato assurdo, è diventato assurdo. Grazie a Fabio Mori per questi input, ci vediamo tra poco. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia, Nero su Bianco, parliamo di lavoro, parleremo anche di reddito di cittadinanza. Ci ha raggiunto Roberto Cecchini, che è un attivista, simpatizzante, possiamo dirlo? Grillino, sì. Va bene? Quello si, da dire. Pieno, eh? Quello si può dire. Sì, quello si può dire, benissimo. Non sei uno di quelli che si offende nel dire grillino. No, no, assolutamente no. Parlo da libero cittadino. Ah certo, da libero cittadino, no. Esatto. Allora, vado da Piero, poi tra poco abbiamo isolato alcuni stralci dell'intervento appassionato di Landini a Bologna, che poi magari farò commentare anche a Roberto e a tutti voi. Piero, tu quando ci siamo sentiti in questi giorni mi hai detto più che la festa dei lavoratori sembra la festa dei disoccupati, amaramente ovviamente l'hai detto. Sì, chiaramente, ecco, questo mondo del lavoro, diciamo che ha subito delle trasformazioni enormi in questo periodo di tempo che per me è lungo, però diciamo che dopo appunto la famosa guerra e quindi dopo la ripresa economica degli anni 60, io ho fatto il 68, quindi so bene di che parlo, e mi sembra che siamo sempre andati, appunto, si parla appunto del mondo del lavoro, quindi non è che dalle altre parti stiano tanto meglio di noi, ci sono qualche posto dove forse stanno meglio, però insomma. E quindi ecco, diciamo che siamo sempre andati peggiorando e tra l'altro ci siamo trasformati da produzioni di merci, di cose, di materiali, a produzione di chiacchiere. Quindi ecco, oggi ben vengano tante chiacchiere, così almeno dopo ci si nasconde dietro le chiacchiere, perché
come diceva appunto Abinazzi, no? Non si riesce nemmeno più a trovare la gente che lavora, insomma, no? Perché probabilmente sono nascosti nei meandri, là dove ci sono i navigator, là dove ci sono appunto queste cose che hanno da venire. E quindi, però, ecco, io dico che onestamente questo è un brutto momento, perché è un brutto momento perché io vedo che non c'è una come dire, direzione che noi dobbiamo seguire, sia da parte delle famiglie, sia da parte anche delle istituzioni, ma anche da parte dei sindacati. Perché? Perché onestamente credo che siamo tutti confusi, siamo tutti in una cosa che in un momento in cui diciamo che si dice una cosa oggi non vale più dopo un giorno, ma forse un giorno è già lungo. Perché? Perché i mezzi che si confondono, le cose che... Appunto, quindi ecco, e ha fortuna chi fa tante chiacchiere. E quindi ecco, però io penso che alla fine dovremmo, ormai da persona grande, quindi diciamo da... oggi vecchio non si dice più, si dice anziano, adulto, e quindi ecco, io penso che alla fine dovremmo fermarci un attimo, perché non è permesso di più, perché oggi si fa tutto veloce, però bisognerà dire, ma cosa vogliamo fare? Perché qui non c'è un modo che possa essere pensato e vissuto da tutti, perché onestamente ognuno dice la sua, ognuno fa la sua, ognuno si promuove per sé, poi si fa politica tutto l'anno, si fa campagne elettorali tutto l'anno, e quindi... Ecco, secondo il mio punto di vista, qui bisognerà ritrovare un attimo di fermezza, di mettersi a sedere e, non, secondo me, non si può più fare da soli. Cioè, vale a dire, i tavoli di concertazione, una volta che in tanti casi risolvevano i problemi, oggi non esistono più, ognuno dice la sua, ognuno fa la sua, anzi, certe volte sembra che le cose si facciano per dispetto, rispetto a quello che dice la gente, no? Quindi ecco, io credo che i nostri giovani sono anche loro confusi in questo mondo, ma li abbiamo confusi noi, non è che sono confusi, loro hanno imparato da noi ciò che hanno imparato, che probabilmente noi si parte la mattina da casa, poi loro forse ci sono a casa, si sa che forse torneranno, chissà, oppure certi non tornano nemmeno, ma vanno a fare quelle cose che abbiamo visto in questi giorni, queste bande, diciamo così, che sembrano più di gente disgraziata che dice, invece lo andiamo a vedere, magari è anche gente che sta bene, insomma. E allora dico, io onestamente ho perso un po' di fiducia e credo che, questo lo dico alla Presidente appunto di aziende, e tante aziende, e le aziende non sanno più cosa fare, non sanno, sono così, aspettano domani, forse il futuro, ma non so quale sarà il futuro e non so se ci sarà un futuro, perché di solito si vede sempre che si parla di recessione, si parla sempre che di tasse che invece di diminuire aumentano, si parla sempre di... E quindi poi dopo chiaramente ben venga il reddito di cittadinanza, anche se io sono contrarissimo, perché secondo me se aiutavamo le aziende probabilmente il lavoro si trovava. Poi dopo non si può sempre dire ma le aziende, l'evasione, quella... Ma cosa evasione? Ma se non siamo in grado di combattere l'evasione, se non siamo in grado di cercare di far funzionare veramente il paese, e allora, allora diciamo che continuiamo a fare questa confusione, che sarà una confusione che probabilmente non giocherà nessuno. Roberto, che volevi dire? Signore, è contrario al reddito di cittadinanza che era meglio aiutare le aziende, cosa che è stata fatta in continuazione nelle precedenti, con i precedenti governi, e in un modo o nell'altro è sempre stato qualche tipo di sgravio. Adesso si è deciso di aiutare i cittadini in difficoltà, è ovvio che la platea poteva essere diversa, poteva essere più ampia, purtroppo i denari a disposizione sono quelli che sono, piano piano magari saranno anche di più per poter aiutare tutti quanti. Però adesso, a tornare sempre al discorso di dove aiuta sempre l'azienda e mai al lavoratore, che tra l'altro nel discorso del reddito di cittadinanza poi c'è anche quello che ha nominato prima, il discorso dei navigator, che comunque aiuteranno alla ricerca del lavoro, che è ovvio che non sarà una cosa a breve termine,
perché va riorganizzato tutto un sistema. Si producono chiacchiere, si producono chiacchiere. Va riorganizzato tutto un sistema che io erano necessari, ma bastava di mettere a posto quelli gli uffici. Io ho compiuto 49 anni l'altro giorno. Da quando sono iscritto al collocamento non ho mai ricevuto un'offerta di lavoro o quantomeno perché nemmeno... non funzionava. Perché non funzionava? Beh, fino adesso nessuno ci ha messo le mani, adesso ci sono state messe le mani. Bisogna comunque riorganizzare una situazione che è disastrosa, ci vuole tempo. Per il momento chi ha ottenuto... Io fino a qualche mese fa, fino a ottobre passato, ero un disoccupato, quindi avrei fatto la richiesta immediatamente per il reddito di cittadinanza, perché comunque con i pochi spicci, che magari per alcuni sono solo pochi spicci, aiutano un cittadino, una famiglia a tirare avanti. Questo è il discorso. Per fortuna, devo dire, adesso ho trovato un lavoro, anche se a tempo determinato, però per il momento comunque si va avanti, ma non è che la differenza sia, quegli stipendi insomma siano questa grande cifra, perché ti permettono, almeno anche il reddito aiuta, la famiglia, cioè, viene aiutata. Insomma cambia la situazione. A voglia se cambia. Voglia. Dopo ci torneremo sui numeri della blocco seguente, perché proprio CNA aveva dato aveva tracciato proprio l'identikit in base alle domande che erano arrivate appunto tramite il loro patronato. Cosa voleva dire Alessandro Mugnai? Ma quello che accennava prima anche Fabio. Sì, nuovi, sì. Ma è ovvio che di lavoro certo se ne è parlato poco questi anni, quasi niente, non è stato al centro dell'agenda politica, è stato anzi adoperato per così dire l'argomento lavoro negli anni passati per tagliare i diritti, per ridurre i costi, per essere semplicemente competitivi abbattendo, voglio dire, il costo del lavoro e i loro diritti. È assurdo perché non puoi competere con bolidi emergenti, con colossi come l'India, la Cina, insomma, ma lì non scherziamo veramente. Lì te la devi giocare in qualità, investimenti, formazione. Devi fare delle riforme serie e qui devi passare anche per il fisco, dopo ci sarà occasione di dire qualcosa, perché a prescindere da tentativi più o meno validi, dopo bisogna parlare anche di casse, però che così non va bene. E quindi ecco, da questo punto di vista, vedete, i centri per l'impiego, a prescindere dal reddito di cittadinanza, nella nostra nazione si è sempre investito poco, sono più visti con rispetto di chi ci lavora, insomma, sono più visti per così dire dei centri di smistamento burocratico quando insomma devo ottemperare ad alcuni passaggi in caso di assunzione o se perdo il posto di lavoro. In nazione dell'Unione Europea si investe in certi casi 3, 4, 5, 5 volte di più, perché sono fondamentali, soprattutto per orientarti al momento che esci dalla scuola, perché ha ragione quello che diceva prima Mori, e in particolar modo deve essere uno strumento efficace per non soltanto per formarti nel caso in cui perdi lavoro e ne devi trovare e devi rimetterti in gioco, ma anche in un modo o nell'altro per adeguare i tuoi studi con le necessità che comunque il territorio in un modo o nell'altro richiede. Quindi non c'è una coerenza nemmeno tra scuola spesso e la vocazione territoriale, che questo dovrebbe essere uno degli argomenti fondamentali, soprattutto quando parliamo di scuole professionali. Di lavoro se ne è parlato perché? Per una polemica quando si è tolto l'articolo 18, un diritto, quando si è incominciato a colpi di decreto legge di rendere il mercato del lavoro più che un mercato, con bassi diritti e bassi costi, non si vuole affrontare il problema della rappresentanza, che non è tanto riconoscere forza alle organizzazioni sindacali, ma è semplicemente entrare in quella selva oscura dove il 30% circa dei contratti sono contratti pirata, diceva prima bene il collega alla televisione. Quindi in genere si è parlato di lavoro poco e male, e questo appunto ti porta dopo a quello che diceva lui, appunto, che si rischia di fare chiacchiere, insomma, ecco. Pubblicità.
Stiamo parlando di lavoro a nero su bianco dalla Casa dell'Energia. Allora, sentiamo un passaggio del discorso del segretario nazionale Landini, molto accalorato, molto così davanti alla folla che l'ha a lungo applaudito. Abbiamo scelto questo passaggio che è poi la critica al governo. Sentiamo. Qui c'è la critica con questo governo. Non solo perché non ci ascolta, come veniva detto qui, ed è vero. Non sta trattando, non sta discutendo. Anzi, come vedete, litigano tra di loro, non so se perché c'è solo la campagna elettorale e una litigata vera, ma sicuramente loro che avrebbero la responsabilità di discutere, oggi ogni giorno, ogni ora fanno a turno, uno dice una cosa e uno dice l'altra. Pensa che siamo diventati tutti coglioni e che non capiamo che il problema non è conquistare, il problema è cosa serve a questo paese, cosa serve a noi. Perché mentre loro litigano, chi è precario rimane precario, a fine mese non ci vai, in pensione non ci vai, le diseguaglianze non aumentano e il cambiamento che loro dicevano di fare, per chi lo stanno facendo? A chi è che è cambiata la condizione? A chi è che è migliorata la condizione? E questo punto io credo che sia un punto importante, decisivo, per arrivare a dire concretamente cosa noi vogliamo fare. E le mobilitazioni che qui sono state indicate, dei pensionati, del pubblico impiego, dei metalmeccanici, degli agricoli, fino a Reggio Calabria, danno proprio l'idea di un messaggio, e ce lo dobbiamo dire. L'unità sindacale che oggi qui noi abbiamo indicato non è passeggera perché è il primo di maggio. Ma oggi l'unità è quella che ci chiedete voi, che state riempendo queste piazze. L'unità sindacale è il bisogno che le persone hanno di non sentirsi da sole. È l'impegno che noi ci possiamo prendere, ma lo chiediamo anche voi come impegno, e che noi non ci dobbiamo fermare qui e dobbiamo andare avanti fino a quando non otteniamo quello che stiamo chiedendo e fino a quando non faremo cambiare idea a questo governo. C'è il problema di rinnovare i contratti. Guardate che contraddizione. Ci sono contratti che sono anni che non vengono rinnovati. Addirittura il contratto della sanità privata grida scandalo. Sono 12 anni che non c'è il contratto per quei lavoratori. Oltre al fatto che non hanno il contratto, sono anche pochi e non sono assunti. O anche altri contratti. Pensiamo quanti anni è che non si rinnova il contratto del multiservizio, tante altre cose. E da un certo punto di vista, se il governo vuole fare la sua parte, deve non impegnarsi, e vedremo se mantiene gli impegni che si è preso con la scuola. Quell'impegno lì, se lui è datore di lavoro, se lo deve prendere con tutti i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego e della pubblica amministrazione. Perché investire sul lavoro pubblico non è dare un contentino a qualcuno, ma vuol dire garantire i servizi e i bisogni che le persone devono avere. E qui c'è l'altro passaggio. Come sta Siena? Io me lo chiedevo in questi giorni. Come sta Siena? L'affermazione che vogliono aumentare i salari col salario minimo e poi l'altro dice che vuole fare la flat tax. Come sta Siena? Perché se vogliono fare il salario minimo, noi gliel'abbiamo detto, ci sono i contratti nazionali di lavoro. Di che tutte le forme di lavoro, anche quelle precarie, li applichi i contratti nazionali. Perché a quel punto lì, diciamolo forte, il problema non è solo la paga oraria, e voi lo sapete meglio di me. I contratti ti danno il diritto anche di avere le ferie, di avere la malattia, di avere il TFR, di avere gli infortuni, di avere le maggiorazioni se faccio i turni, di avere le maggiorazioni se lavoro il sabato. Tutti questi sono i diritti. E da un certo punto di vista si applicano, si estendano questi contratti, si tutelino queste cose. E il governo, se vuol fare una cosa vera, assuma gli accordi interconfederali che abbiamo fatto e indichi questa cosa e cancelli i contratti pirata, perché quello che è avvenuto in questi anni è che organizzazioni che non rappresentano nessuno, che si inventano dalla sera alla mattina, fanno contratti pirata per mettere in competizione i lavoratori tra di loro, e le persone sono costrette a subire il ricatto: o lavori in questo modo o lì c'è la porta e qualcuno lavora un euro in meno di te. Ma questa è una loro responsabilità. Se vogliono lo possono fare da lunedì che c'è un incontro. Noi queste proposte ce le abbiamo. Allora, proprio un flash con Alessandro Mugnai, poi lo sentire se Roberto si sente rappresentato da lavoratore da queste parole. Alessandro. Ma, molto velocemente, ha ragione da fendere, ma non solo perché
e Landini è il segretario della CGIL. In questa nazione è iniziato un incanto, è iniziato col berlusconismo, cominciamo a fare nome e cognome con la cultura del che pensi mi, e questa cultura è andata avanti con Renzi, quindi è andata avanti generando una vera cultura avversa alla rappresentanza in una comunità molto complessa, com'è una qualsiasi comunità moderna, contemporanea, dalla rappresentanza è fondamentale. E poi dopo, se vogliamo discutere che se quella rappresentanza è più o meno efficace, questo è un altro argomento, se vogliamo discutere delle sue contraddizioni, dei suoi errori, è un argomento, ma un altro argomento, ma la rappresentanza è fondamentale. Invece è stata definita il corpo intermedio e direttamente si è voluto culturalmente proprio scavalcare chi rappresenta per avere un rapporto, per così dire, diretto, perché fa proprio bene, diciamo, alla propaganda, fa proprio bene in un modo o nell'altro nel cercare di incassare consenso. E questo cosa ha generato in un modo o nell'altro? Da andare a sbattere, abbiamo visto governi uno dietro l'altro e sono andati a sbattere, perché così non funziona. In una comunità il confronto è fondamentale e il rappresento io tutti non regge. Dopodiché abbiamo una nazione che è stata consegnata alle ultime politiche con dei risultati della crisi ovviamente spaventosi, con questa cultura politica che dicevo io che ha fatto prima, che ha fatto il resto, e in particolar modo con una nazione, insomma, che ha amplificato gli effetti della crisi con scelte sbagliate e inique, che hanno fatto aumentare in maniera notevole la povertà e che hanno dato in un modo o nell'altro invece l'opportunità a chi ha di più di tenere e di avere di più. Questo è quello che è accaduto. Da lì in poi che cosa è accaduto? Che due forze politiche, che tra l'altro erano in competizione tra loro, per forza di cose hanno, o per scelta o per forza, hanno fatto un contratto, che è una cosa diversa invece da un'alleanza a monte. E quindi lì è ovvio che vengono fuori delle contraddizioni, come il reddito di cittadinanza, e poi avrò occasione, se me ne è data l'opportunità, di dire cosa ne pensiamo, e appunto la flat tax, che creano una contraddizione. Per fare sta roba ci vuole soldi, insomma. Infatti nel discorso di Landini si cita la flat tax, non viene mai citato il reddito di cittadinanza e quello che dopo spieghiamo, perché chiedo a Roberto, ecco, che ne pensa di queste parole, che ne pensa anche del sindacato, da lavoratore. Ma da lavoratore è difficile riconoscersi adesso nei sindacati, qualunque esso sia, in quanto sono belli adesso, vederli in piazza come si faceva. Comunque ci sono stato anche io in piazza col sindacato tanti anni addietro. Il discorso è che adesso però dove erano quando è stato tolto prima? Noi 5 Stelle erano a berciare che tutto il mondo bruciava. Esatto, bene, perfetto. Dove 5 sono? Stelle però quando lei prima ha detto che togliere l'articolo 18 è... non riesce a tirare una riga e ripartire. No, adesso tiriamo la riga. Il discorso è questo. Lei prima ha detto che togliere l'articolo 18 è stato un errore. Bene, il 5 Stelle ha combattuto per l'articolo 18, eppure è stato tolto. Adesso magari faranno qualcosa. Il problema è che non essendo, l'ha detto lei, che non stanno al governo da soli. Quindi è facile, no? Un po' più, però allora c'è un contratto. Su quel contratto c'erano 20 punti, quanti erano, e li stanno cercando di portare avanti e portarli a casa. Adesso parecchie cose sono state fatte. Il reddito di cittadinanza era una delle prime cose, dopo ne parlerà. Ne parliamo. Indubbiamente, se ne parlerà tutti quanti. Per quanto riguarda, per esempio, è stata reintrodotta la cassa integrazione, adesso il termine tecnico mi sfugge, però insomma noi abbiamo avuto un esempio della Bekaert, Figline. Quei lavoratori adesso comunque hanno qualche cosa per poter andare avanti, fin tanto che non si giungerà a trovare, insomma, chi risistema un po' le situazioni della Bekaert.
quantomeno qualche cosa è stato fatto. Dove stavano i sindacati quando... Sì, no, capito. Siamo sempre là così, e possiamo continuare. Ma io sto parlando. Io non posso parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Io parlo da libero cittadino, che quando è servito. D'accordo, siete liberi cittadini, ma siete anche ministri. Ma cioè, io allora, no, io non sono nemmeno un portavoce del Movimento 5 Stelle, assolutamente no. Presidente d'Italia, cioè, ma quindi, che c'entra dire questo? Io sono libero cittadino, un lavoratore adesso, se no disoccupato fino a ottobre. Quindi. Questo è il discorso. Sentiamo la presidenza. Una cosa che mi viene spontanea, scusate, ma anche quando uno deve prendere delle decisioni o portare avanti anche un percorso politico così, cioè, ma tipo, ma le aziende, chi l'ha sentite? Cioè, quelli che sono i bisogni delle aziende, i problemi delle aziende. Un imprenditore d'Arezzo che lavora, e grazie a Dio è fortunato ad essere in provincia d'Arezzo, che lavora quasi a fine settembre per pagare le tasse da settembre in poi per quello che è il bisogno della sua famiglia. E ricordiamoci che non ha cassa integrazione, non ha liquidazione, non ha anche tutti i benefit che possono avere i suoi dipendenti e che ha lottato perché i suoi dipendenti ce l'abbiano, perché i dipendenti di un'azienda artigiana sono il valore aggiunto dell'azienda. Quindi sì. Ecco. A parte che c'è dipendente e dipendente, però per tornare... Perché dipendente e dipendente? Non c'è mia serie A e serie B? Ecco, almeno... No, il mio era comunque per un esempio particolare. Comunque, tornando al discorso che portavo prima della Bekaert, che è clamoroso come esempio, l'azienda lì non ha fatto altro che portare il know-how all'estero e voleva poi dismettere l'azienda in Italia. Adesso non è più possibile. Ma grazie a Dio. Meno male, ma chi l'ha fatto? L'ha fatto lui. Questo governo, se posso, e se posso, sì. L'ha fatto il Movimento 5 Stelle. Se posso, appunto, ma non è un caso che ho cercato, a prescindere da dove erano, perché dove s'era? Noi s'era sotto una gragnola di decreti legge, certo. Non di confronto con le organizzazioni sindacali. Noi dove eravamo, dove siamo ora, ma se non c'è confronto e prevale il against me e si va avanti a decreti legge anche oggi, la vedo un po' dura e la vedo anche un po' brutta dire dopo ma dove eravate, perché dopo il danno certo. Diventa anche la beffa. Quindi sul reddito di cittadinanza, sul salario minimo orario garantito, noi ci siamo, l'ha detto il segretario prima, c'è il confronto o no? Ci chiamate o no? Perché alcune cosettine avremmo bisogno di dirle, perché partiamo da un presupposto. Reddito di cittadinanza è un tentativo di risposta, nessuno dice che non andava fatto. Secondo il mio avviso, il nostro avviso, ha bisogno dei correttivi. Il salario minimo garantito orario è una necessità per evitare il massimo sfruttamento. È partita da qua l'idea. Noi diciamo, occhio, si può scivolare e sbattere, basterebbe alcune accortezze e partire dal presupposto, da quelle accortezze, che col minimo sforzo probabilmente otteniamo il risultato. Ma per fare questo ci deve essere confronto. Se rimane solo il fatto di squalificare a prescindere, come è già accaduto nel passato, quando Berlusconi, quando Renzi voleva inquagliare, lì si partiva con cosa? Col dove erano, ma allora, ma tanto non servite, siete da rottamare. E poi dopodiché che cos'è accaduto? Siamo andati a sbattere, perché non funziona così, non funziona così. Quindi vorremmo, perlomeno dalla forza che lei cerca di rappresentare e che tanti anche dei nostri iscritti tra l'altro hanno dato comunque sia fiducia, a prescindere dal rappresento, no, a me sembra di sì, insomma, ma no, è giusto, se no con chi parla? Ci voglio credere. Quindi no, come simpatizzante, diciamo, ne abbiamo tantissimi tra i nostri iscritti e non ci fa scandalo, va bene, motivo in più, un'organizzazione che in un modo o nell'altro conta più di 5 milioni di iscritti per libera scelta, chiaro, invece di continuare a dire cose non corrette, tra l'altro benefici, pensioni d'oro e cavoli varie, si può invece incominciare ad affrontare i problemi per come sono, no? Senza mettersi lì a menarla più di tanto, ci mettiamo a un tavolo e ci confrontiamo.
pensiamo d'essere, voglio dire tra l'altro anche una parte affidabile, perché abbiamo dimostrato, e qui lo ribadisco, negli ultimi anni completa autonomia di fronte a qualsiasi governo, che sia stato quello di centrodestra di Berlusconi, da quello di centrosinistra del governo Renzi, sino ad arrivare, voglio dire, anche all'attuale governo, e stiamo al merito degli argomenti. Stando al merito degli argomenti, probabilmente si riesce a combinare qualcosa di meglio. Pubblicità. Volevi dire? Ma io volevo dire questo, che dunque, allora, come vedi, la discussione è ampia e diciamo che probabilmente io la vedo senza né capo né coda. Perché? Perché è chiaro che qui ognuno fa il suo, e è chiaro, però ecco, io come giustamente dice il sindacato, nessuno ci convoca, nessuno ci... però anche dalle altre parti non è che si spinge più di tanto per cercare... Io abbiamo sempre rappresentato il mondo dell'artigianato, il mondo del piccolo commercio, diciamo un po' le colonne, diciamo, che sostengono questo tempio, insomma, no, quindi, e invece a me mi sembra di essere diventate le colonne dove fanno la pipì i cani, capito? Sì, dove fanno la pipì i cani, tutti passano di lì, mungono, prendono, fanno la pipì e se ne vanno. Ecco, e quindi questo a me non mi piace, perché onestamente io credo che il fatto di essere stati così penalizzati e con tutto ciò che noi paghiamo ancora, le tasse, la benzina, diciamo, ancora della guerra, e nessuno ha fatto niente per cercare di vedere, di eliminare queste cose che pesano soprattutto sulle aziende, perché le aziende che producono si sono sempre di più, secondo me, assottigliate gli stipendi, perché oggi onestamente l'azienda che riesce a farsi uno stipendio, anche quello quasi del reddito di cittadinanza, comincia a essere un'azienda brava, insomma, perché onestamente io, che lo vivo tutti i giorni, io vedo che è sempre più difficile, perché tu vai a vedere e le cartelle, e da tutte le parti le trovano, la tassa sull'ombra, la tassa su... Ma, volevo dire, allora, c'è la volontà, appunto, perché alle aziende non interessa più tutte le chiacchiere che ognuno fa per conto suo. Interessa, c'è la volontà, perché il ruolo del sindacato dovrebbe essere anche quello di coordinare, e i partiti devono essere quelli che coordinano ciò chi rappresenta chi. E quindi ecco, questo volevo dire. Quindi ecco, però bisogna che a un certo punto le aziende... le dovete cercare di farle lavorare, cioè nel senso che renderle, come dire, libere da tutto un mondo burocratico, da tutto questo mondo che non si sa, da questo futuro incerto, perché possano produrre. Perché se no, io credo che sarà difficile un giorno mangiarci queste carte che ne arrivano sempre di più. Vediamo ora, per dire, la fatturazione elettronica, vediamo, cioè, dove si doveva far scomparire tutto, è aumentato tutto, cioè nel senso che carte. Io ci ho fatto 1,20 m, l'ho misurata, di fatture elettroniche. 1,20 m l'ho misurata, perché ora misuro, cioè non è che le conto, si fa a metro quadro, a metro cubo. E togliere le carte costa zero, eh? Sì, appunto. Cioè, vedi, in questo caso vengono utilizzati soldi, ecco. Togliere la burocrazia allo Stato costa zero. E questo invece alle aziende darebbero delle risorse, tempo e denaro. Allora, vediamo i dati. Che dati avete voi sulle richieste tramite il vostro patronato? Ma noi abbiamo avuto all'incirca un centinaio di domande attraverso sia il CAF sia il patronato, insomma 46 donne e 54 uomini, ecco, soggetti con meno di 30 anni 5, 18 fra i 30 e i 40 anni, 29 fra i 40 e i 50, 24 fra i 50 e 60, 9, 60, 66 anni, e ulteriori domande come pensione di cittadinanza, insomma. Ma non è tanto quante sono state le domande, perché allora è vedere questo reddito di cittadinanza darà un aiuto
alle persone che poi ne soffriranno? Perché questa è la domanda importante. Questi navigator, che poi avranno dei contratti a termine, questi navigator, non è che questi navigator lo saranno perché massimo per tre anni. Si parla di tre anni. Quindi, cosa che oggi un'azienda, se prende un dipendente, un contratto a tre anni determinato non ce l'ha, non ce l'ha più. Perché si è ridotto il tempo, quindi anche questa è un'altra storia. Ecco, ma questi, prima si parlava appunto degli uffici di collocamento, forse non era meglio riorganizzare quelli e dare una prospettiva migliore alle persone che sono in cerca di lavoro, perché in fin dei conti adesso viene dato dei soldi che alla fine sono momentanei, perché il lavoro che li cercherà il navigator, loro non erano capaci a cercarli da solo? Basta avere la voglia di andare a cercarlo, Attenzione, perché io azienda che cerco dipendenti ho problemi a sapere dove devo andare a cercarlo. Quindi è quella la riorganizzazione che si diceva prima, forse era più necessaria. In Emilia Romagna cercano, che forse sarebbe anche costata meno. Di persone che per lavorare su, a periodo che ci saranno un po' di vacanze. Certo. E quello che cosa? Ecco, bravo, esatto. Anche quella è una forma che deve essere comunque tutelata. Come diceva prima, non si fanno poi questi contratti strani, atipici e tutto, perché guardi, e bisogna rientrare in tutto, il lavoro è dignità. E quello che è il salario deve essere sempre dignitoso, perché fa stare bene tutti. Fa stare bene tutti. In questo momento con il reddito cittadinanza si dà un aiuto, mi sembra uno spot. Non sono d'accordo sul perché fatto dopo, dello spot. Perché dopo i cavilli che avete messo alle aziende che si trovano ad assumere una persona con reddito di cittadinanza sono anche così enormi, ma chi me lo fa fare? Anche l'azienda prende comunque parte. Se io usufruisco del reddito di cittadinanza, sì. L'azienda, mi pare di aver capito, certo. Comunque c'è uno sgravio, cioè si certo. Prende la parte del reddito, quindi sì, sarà facilitata, no? Per il periodo del mio reddito. E se poi questa persona non risponde ai bisogni dell'azienda? Intanto la persona, per esempio io adesso avendo 49 anni, sì. Lei ci ha mai provato a 49 anni a chiedere a chi fa 49 anni? Va alla ricerca di un lavoro. Ma a me magari mi arrivasse di 49 anni, sì. Non avrei problema della maternità, non avrei problema dei figli piccoli. E allora domani vengo a fare domanda da lei. Ma glielo giuro, se lei sa cucire, guardi la metà macchina e faccio anche il doppio bagno per i maschi. Bene, perfetto. Allora abbiamo la soluzione, perché comunque sia nel percorso del reddito di cittadinanza c'è anche il mio, diciamo, adeguamento, perché io comunque ho degli studi che ormai arrivano al 1990, quindi sarei perito in elettronica. È ovvio che l'elettronica nel frattempo è andata molto avanti. Io adesso, se vado a cercare un lavoro come perito, sono obsoleto. Però in questo caso, quando, perché non è adesso, purtroppo ancora non va, non funziona ancora il sistema, lo stanno indirizzando per farlo funzionare. Ma quando funzionerà io sarò aggiornato, potrò essere aggiornato nella ricerca del lavoro anche nelle mie competenze. Questo sarà qualcosa che aiuterà anche le aziende. No, non trovo. Sì, no, io non ho capito, io mi auguro vivamente che funzioni, me lo auguro perché ci va. Lo dobbiamo tutti guardi, quanti. Me lo auguro perché... Mi sembra un po' la storia dell'olio santo, quando si dava l'olio santo alla persona che stava per morire. Sì. Quindi ecco che molti, anche dopo l'olio santo, morivano uguale. Quindi ecco, a me mi sembra un po' grosso modo questo. Sì. Ma io me l'auguro che funzioni, perché visto che c'ho il problema e molte delle mie aziende hanno il problema di dove reperirli, se lei dice verrà organizzato, che per noi sarà più facile, me l'auguro. Per ora non vedo questa organizzazione, lo devo dire. È ovvio che è entrato in vigore un mese fa. Ancora, come funzioneranno? Quello purtroppo. Sa che cosa mi preoccupa? Che oggi è entrato in funzione, oggi ancora non si sa come funziona, ma per farlo entrare in funzione tanta economia, tanti soldi ci vanno a finire lì dentro. Ecco. Se non e ancora comincia, non si sa come signora funziona. Mia, se non si comincia mai e non si farà mai niente, da qualche parte devono pure cominciare.
In genere, no, quando si incomincia abbiamo della visione, una visione ben determinata. Non mi sembra, nemmeno un'azienda fa così. L'azienda quando investe sa dove vuole arrivare. Sì, sì, quantomeno l'idea c'è, però non sa esattamente. Il rapporto tra chi lavora mia. Adesso in quelli che sono centri per l'impiego, come si chiamano oggi, e che poi all'inizio c'è anche un caso, no, particolare, tra l'altro, c'è un e questi navigator, perché poi sono stati dimezzati rispetto al numero iniziale, perché no, probabilmente c'erano state delle proteste, cioè dovevano essere molti di più, sono stati dimezzati, contratto determinato e non indeterminato come doveva essere all'inizio, quindi la cosa già, diciamo, un pochino si è ridimensionata. Ma cioè, come faranno a non entrare, non dico in conflitto, ma a coordinarsi con chi già ci lavora in questi centri? Ma allora, intanto si parlava prima di fare cose utili, no? La prossima settimana, insomma, abbiamo un confronto molto importante con la Regione Toscana per fare in modo, insomma, che nella riforma, diciamo, dell'impiego nella nostra regione nessuno rimanga, appunto, al palo. Al centro per l'impiego abbiamo dentro i lavoratori del CIMPA, sono tanti, rischiano veramente di rimanere col cerino in mano. Il problema lì non ce lo può risolvere il governo centrale, ce lo può risolvere appunto la Regione Toscana, e cerchiamo di andare in quel verso. Perché se si fa un bando non si può non tener conto per chi in qualche caso da oltre 6-7 anni lì lavora, insomma, e dopo si vede scavalcato come se non avesse lavorato mai lì dentro, ecco. Però detto questo non dico niente. Proprio velocissimo. Velocissimo, no, perché allora io credo che poi alla fin fine, è vero, contratto di governo con tanti punti, due sono in contraddizione. Quale? Allora, lo spiego subito, può andare bene tutto, cioè qualsiasi, cioè noi come CGL, per questo che Landini non ha parlato più di tanto sul reddito di cittadinanza, è un tentativo, l'ho detto all'inizio, di risposta, però che entra in contraddizione con un'altra questione, la flat tax. Che c'entra? La flat tax c'entra perché per fare politiche industriali, per fare investimenti, per riformare la scuola, per avere gli ospedali pubblici che funzionano, ci vuole denaro, e siccome la pressione fiscale non è cambiata per tanti, ma per pochi è molto cambiata, c'è un alleggerimento negli ultimi 15 anni in particolar, 20 anni in particolar modo, abbiate pazienza, su chi ha di più, chi ha di più paga di meno, chi ha di... no, col cavolo, voglia, no, non banalizziamo nemmeno da sono questi parte. Che certe volte non sindacati i numeri che hanno, ma che no, e allora sì. Se sono pochi, perché non si fa una riforma seria del fisco? Chi ha di più deve pagare di più, come in tutte le famiglie sane che si rispettano. Le reddite devono essere tassate, sì, se non le investi te le tasso due volte, ma che scherziamo? Qui invece abbiamo un sistema fiscale sui redditi che è molto più vantaggioso giocare in borsa che andare a lavorare. Una contraddizione anche questa, però non se ne vuole parlare, perché probabilmente, voglio dire, quella popolazione lì ci serve per propaganda e per voto. Quindi se non si fa una riforma fiscale più equa sui principi che dicevo, i picci saranno sempre meno, e l'alternativa per trovare i soldi sarà quella di fare i saldi di fine stagione dei nostri beni, che sono beni pubblici, con lo Stato sociale che va incontro alle persone più fragili, e le lasceremo da sole nel mercato. Quindi la sanità, la scuola diventerà mercato. Questa non è la società. Sì, ma i vari Amazon, quelli le tasse non le pagano, e il sindacato, come dice lui, dov'è? Oh, ma il governo non ci sono mica io, Lo so che non ci sono, ma se no cambiamo le regole. Ma nemmeno io ci sono, Nemmeno io ci sono. Che nemmeno io. Certo che scendiamo in piazza,
ma non importa scendere in piazza e basta in Italia, hai cominciato ad ascoltare anche quelli, voi. Quelli sono dipendenti uguali. Scendere in piazza, poi dopo sapete cosa ci dite? Ci fate scendere in piazza perché ci incavoliamo, ecco. E poi mi devo sentire dire che siamo solo buoni di scendere in piazza. No, no. Se la politica non ascolta... Scendete in piazza, noi vi aiutiamo a scendere in piazza. Noi sì, imprenditori vi aiutiamo. E anche troppo, anche a milionate, no, per difendere i diritti dei lavoratori. Altro che discorsi. Dopodiché ci deve essere chi ascolta chi scende in piazza, e questo è il punto. Non si ascolta chi scende in piazza, e allora si fa decreti legge e non si fa confronti. Questo sistema non può reggere. Se vogliamo uscire da questa nassa, massimo confronto e coesione. Se poi ognuno vuole portare l'acqua e il suo mulino, questo è un argomento. Viva la propaganda. Grazie a Roberto Cecchini, grazie alla presidente di CNA Franca Binazzi. Se vuole dire qualcosa su questo si può concludere. No, io, come si dice, sto nel fiume. Sto a guardare, perché in questo momento rimane solo quello. Rimane solo quello, perché o veramente sulla riva c'è un bel tavolo del fiume, ma lo avvicina, sicché ci possa ci possa anche stare. Il reddito non avrebbe funzionato, gli buttavano addosso, cioè, se ne è dette di cotte e di crude. Stando agli ultimi articoli che ho letto, insomma, sembra che comunque sia il PIL aumenta, e i posti di lavoro migliorano. Non può dipendere da quello che hanno scritto e da quello che hanno scritto, che quelli a tempo indeterminato sono aumentati rispetto. Cioè il cambiamento dal determinato all'indeterminato, quello che ho letto. Che anche nella provincia d'Arezzo c'è il segno meno. La provincia d'Arezzo, signora mia, è un francobollo nella cartina d'Italia. Ricordiamocelo però. Quando prima Francini mi diceva... Di solito la Toscana è stata sempre un esempio su un po' di tutto. Anche nella sanità che sta andando a rotoli, e la sanità toscana non sta proprio benissimo, se ne volessimo parlare. Non hanno certezza. Se le aziende non hanno l'accesso al credito, ma come possono dare certezze ai futuri dipendenti o ai dipendenti? E se un cittadino normale non può nemmeno andare a fare la spesa, come fa a comprare qualcosa, un prodotto? Ma vede che qui c'è bisogno di mettersi a un tavolo e cercare di capire per bene. È quasi un cane che si morde la coda, ma se io cittadino non ho 10 euro per andare a comprare... Oggi e domani? Domani il mese prossimo ce l'ha di nuovo. Sì, per quanti mesi? Per la durata del reddito, che comunque sia, da come è nato, da come è nato, dovrebbe comunque nel frattempo proporti un lavoro e tu lo devi accettare. Grazie a tutti, vi lasciamo con l'altro primo maggio, perché il primo maggio a Ponte Buiano è stata inaugurata questa statua che ricorda Leonardo. E che abbiamo voluto con forza, perché... Che era un artigiano, ricordo. Sì, era un artigiano e anche molto lavoratore, perché... quindi è stata una festa indovinata, insomma, esatto. Diciamo. Quindi abbiamo fatto questo bel busto, quindi ecco. E quindi complimenti che... voi che vi state tanto impegnando, e c'è stata anche la... Ma soprattutto anche per l'economia di quella zona. Della provincia di Assai, che ha dato un importante annuncio, cioè si sta pensando a una soluzione alternativa, a un ponte alternativo, e finché non ci sarà questa soluzione non ci saranno altri lavori di restauro. Grazie a tutti e vi lasciamo con questo servizio. Ecco qua, pronti. Vai con l'inno! Avendo l'Italia, l'Italia se desta, tenendo di cibo se cinta la testa, dove la vittoria che guarda la trama, schiava di Roma. Oggi si celebra un genio forse uno dei più grandi che la storia ha avuto, per la capacità in quell'epoca di fare invenzioni, di creare, di avere idee, di osare oltre quello che il tempo, la cultura di quel tempo gli permetteva. A Ponte Buriano si ricorda il 500° dalla morte di Leonardo da Vinci, che ricorre il 2 maggio 2019. Il grande genio che scelse, secondo i massimi studiosi, proprio Ponte Buriano per lo sfondo della celebre Monna Lisa, oggi è rappresentato da una statua di marmo bianco che volge lo sguardo dalle rive dell'Arno proprio a quel ponte romanico così bello e pur così fragile. Attualmente in fase di restauro e chiuso ancora al traffico pesante. Qui si sta rischiando il collasso improvviso, perché proprio dove passa la pressione, la tensione di pressione che
di compressione che tiene su il ponte, che tiene sull'arco del ponte, abbiamo la reazione di una grossa discontinuità dovuta alla perdita dei giunti di malta nella volta stessa. È la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, poi ad annunciare la possibile costruzione di un ponte alternativo prima che ricominci il restauro. Un ponte provvisorio, un guado, abbiamo già fatto un progetto, l'abbiamo già presentato naturalmente ai ministeri già da un mese e mezzo, due. Abbiamo fatto una proposta che è compatibile con tutte, diciamo, le limitazioni ambientali, dei collegamenti stradali e via dicendo, per poter realizzare un'opera che sia un'opera di canterizzazione, quindi cioè strumentale a poter operare sul ponte, ma che permetta al traffico leggero e ai mezzi pesanti di passarvi e quindi di risolvere, di non creare più problemi per la popolazione e di risolvere momentaneamente anche quello per le aziende. Una volta terminato il restauro, la posizione della statua infatti sarà diversa, sarà posizionata all'inizio del ponte romanico, ma intanto c'è soddisfazione da parte di tutti coloro che da sempre cercano di valorizzare questa splendida opera d'arte. Chi mi conosce sa che sono 30 anni che dedico la mia vita ormai alla salvaguardia di questi beni storici e valorizzazione. Quindi dopo un anno di lavoro trovarsi qui tutti insieme con illustri personaggi che tutto sommato vedo che apprezzano il lavoro fatto, insomma è un onore, un piacere e commuove anche. Un applauso oggi deve andare al professor Starnazzo. Perché credo sia grazie ai suoi approfondimenti, ai suoi studi, che Ponte Buriano appunto è stato veramente abbinato in maniera scientifica all'attività che il grande artista ha esercitato nei primi anni del Cinquecento. Penso che Starnazzo sia felice, anche perché insomma cerchiamo di non far dimenticare questi studi. Adesso c'è anche la volontà di dimenticare qualche volta. In realtà noi siamo qui proprio per diciamo, tramandare la futura memoria indelebile della storia.